pianto che lacera il cuore, quello della mamma di una delle tre giovani vite spezzate nell'ennesimo incidente verificatosi su quella che la cronaca nera ha ribattezzato la strada della morte, la SS-658 Potenza Melfi, che negli anni ha mietuto tante, troppe vittime, e questa volta è toccato a tre supporters rossoneri di rientro dalla partita disputata allo stadio Viviani tra Potenza e Foggia. Si tratta di Gaetano Gentile, 21 anni, Michele Biccari, 17, Samuele Del Grande, che avrebbe compiuto 14 anni tra pochi giorni. Sulle cause del terribile impatto frontale tra la Renault, sulla quale viaggiavano i tre giovani, e una Volkswagen, a bordo della quale si trovava una famiglia, padre, madre e due figli minorenni, sono ancora in corso le indagini da parte degli inquirenti, ma la pericolosità di quel tratto stradale intorno al chilometro 2, l'illuminazione praticamente assente e il restringimento da due ad una corsia per senso di marcia potrebbe essere stata causa, insieme all'ipotesi di un sorpasso azzardato, del fatale impatto. Ma su questo punto sarà la procura a far luce. Sul posto sono intervenuti polizia, vigili del fuoco e personale del 118, che ha condotto al pronto soccorso dell'ospedale San Carlo 7 persone. Sono ricoverati in rianimazione un 15enne, le cui condizioni sono molto gravi, e un 18enne, entrambi di Foggia, sempre della città pugliese, e un 54enne che si trova nel reparto di osservazione breve e intensiva. Nello stesso reparto si trovano anche marito e moglie lucani, entrambi 49enni. I due figli, di 13 e 10 anni, sono ricoverati fortunatamente in condizioni non gravi nel reparto di pediatria.